Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per la presenza così autorevole e numerosa, che fa onore non tanto a me, che sono, come dico sempre, un pezzettino piccolo di una cosa grande, onore ai miei volontari, quindi prima di tutto vi ringrazio per essere intervenuti così lungo. Questa sera noi apriamo due cose, perché è tradizione qui alla Sagra dell'Agnolotto, aprire le danze e aprire le cucine con l'inaugurazione di una mostra, che da qualche anno è una mostra fotografica. Perché? Beh, perché credo che la fotografia sappia esprimere cose molto importanti e caratterizzarsi per i gusti differenti di coloro i quali si sono alternati nelle mostre qui alla Sagra, e forse perché ho tantissimi amici fotografi così bravi, sono in molti in città, per cui mi sembra corretto mettere in evidenza loro, che mettono in evidenza così bene il nostro meraviglioso patrimonio che è la nostra città. Per cui, grazie alla scelta della fotografia, abbiamo più di una volta potuto realizzare qualche cosa che è un modo per mettere in evidenza quello che di grande abbiamo, sempre di più ce ne stiamo accorgendo, che è così grande, così bello, grazie anche al lavoro che si sta facendo in città, grazie al sindaco, grazie all'amministrazione, ma ancora forse dobbiamo fare dei passi in questo senso, e quindi questa scelta ha una ragione. La mostra è di Andrea Cherchi. Andrea Cherchi è prima di tutto un grande amico, l'ho già detto, poi il presentatore ufficiale del Cerretto, quindi, ma lo dico per ultimo, ma è probabilmente il primo punto che dovrei dire, visto che ce ne siamo accorti recentemente, un grandissimo artista con la macchina fotografica. Grazie. Daremo, anche se lui non lo vuole, l'opportunità a lui di dire qualche cosa di semplicissimo e rapidissimo tra poco su quelle che sono le sue foto. Scusate, ho dimenticato di spegnere. Bravo Cristian. In questi giorni, ogni quarto d'ora c'è una telefonata. Adesso lo spegno. Volevo dire, una mostra che però non ha solo il significato di rappresentare in modo importante Vercelli, ha anche un significato ulteriore che è di utilità sociale. Il Rione Cerveto tenta sempre di abbinare alle proprie attività anche quelle più ludiche, quelle ricreative, quelle enogastronomiche, una componente di utilità sociale, perché noi siamo una onlus, il nostro lavoro è produrre utilità, e in questo senso noi abbiamo deciso quest'anno di accogliere un invito che ci è giunto dall'Unione Ciechi, che è un progetto veramente ambizioso, importante, che già altri in molti hanno sostenuto e stanno sostenendo in città, ma è giusto che sia così perché il progetto è veramente corposo. Io sono stato nei locali di questo nuovo centro di riabilitazione visiva prima che fosse completato. Tra l'altro non so se nel frattempo è arrivata Cristina Bozzetta, che ci ha avvisato che sarebbe arrivato ancora in ritardo. Comunque qualcuno dell'Unione arriverà sicuramente, faremo parlare anche loro. Comunque abbiamo visto questi locali, c'è un progetto grandissimo. Avevamo già in città un centro di riabilitazione visiva che era un fiore all'occhiello nel suo genere, e questa associazione si è mossa per crescere ancora, per fare qualcosa di importante per chi non potrà trarre da queste fotografie, o non potrà farlo a pieno, l'emozione che trarremo noi. Allora noi abbiamo voluto chiamarla proprio la Vercelli che non vedi, ovviamente in accordo con loro, perché c'è un po' una provocazione per lanciare un messaggio forte che deve arrivare in modo chiaro di quanto è un problema grave l'ipovedenza. Io ho il mio Pinin che non vede più e sarebbe qui con noi se non avesse quel problema, per cui lo sento molto forte questo tipo di problema. Lui è con noi, purtroppo, grazie a una telefonata che ci scambiamo, e non può essere presente, ma chiaramente è sempre il nostro saggio e la nostra guida. Ecco, il problema dell'ipovedenza, quindi voleva essere una mostra che lanciasse anche un messaggio, un segnale, e l'abbiamo fatto in questo senso. E perché queste foto possono dare un beneficio anche a chi non le vedrà così bene come le vedremo noi che non abbiamo problemi di vista. E quindi è possibile, grazie ad un'offerta, noi abbiamo impostato un minimo
di 5 euro su internet, abbiamo lanciato su Facebook, dove Kerky ormai spopola da mesi, abbiamo lanciato questo tipo di messaggio e speriamo di raccogliere fondi attraverso questo sistema, attraverso le prenotazioni delle fotografie. Sono molto belle, quindi credo che valga la pena di portarsi a casa un punto di vista estremamente originale della propria città. Andrea, tu non vuoi farlo, ma devi comunque dire qualche cosa. È la prima volta che ti fai fotografare. È vero. No, è la mia. Se vuoi venire... No, rimango qua, non ci mancherebbe, non mi imbarazza, però vengo, dai. Mi imbarazzo davvero. No, la mia è intanto una dichiarazione d'amore per Vercelli. Chi mi conosce sa che io adoro Vercelli. In una delle foto ho aggiunto addirittura un cuore, l'ho aggiunto, non è reale, non c'è questo cuore, proprio per si svela, è l'unica, sì, sì, lo svelo, ma molto volentieri, anche perché chi è bravissimo a fotografare, come c'è anche lo zoom qui, così sanno benissimo che un cuore così non potrebbe essere fotografato in quella maniera lì, così a fuoco. È una dichiarazione d'amore. E poi veramente ho accettato questo invito del Rione Cervetto di Cristian, che è un grandissimo amico, per aiutare, perché secondo me c'è bisogno veramente di aiutare tanto. Io lo so fare con la fotografia, non lo so fare con altro, e sono davvero contento di essere qui. Se già potete farlo adesso con un minimo contributo di 5 euro, scegliete la foto. Ne ho messe 100, sicuramente una che vi piace c'è. Che vi portate a casa. Noi l'intero ricavato lo diamo all'Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione provinciale di Vercelli, quindi lo facciamo per loro, che io ringrazio. Io ho una paura folle di questo titolo quando l'ho composto, perché dico ma è troppo provocatorio, e invece loro hanno accettato davvero con grande umiltà questo. E l'ultima cosa, ringrazio, e non voglio fare, non è pubblicità, però mi ha aiutato veramente tanto, ringrazio Fotolife di Corso Libertà, che mi ha aiutato a fare queste stampe professionali, perché non sono stampe comunque. Dove passa? E le stampe che riceverete a casa col vostro contributo sono stampe di questo genere, di questa. Tanto viva! Grazie. Scusami. Stavamo parlando della nostra mostra e del nostro progetto, che è quello di fare qualche cosa per quello che è le nostre possibilità con questo tipo di iniziativa, per il vostro grande progetto invece, che è quello del centro di riabilitazione. Se tu vuoi spiegarci un attimino quello che state realizzando, io l'ho visto, e però credo di non essere in grado di raccontarlo per voi. C'è anche la Cristina. No, non abbiamo microfono. Okay. No, tutti. Siamo... C'è anche Cristina. Sì. Buonasera, ciao. Scusate il ritardo. Ciao. Ciao. C'è anche Claudio Costa. Ma no, ma è... Completo. Siamo una ventina, Siamo arrivati in massa oggi. Dico due parole allora sul centro di riabilitazione, poi cedo a te. Assolutamente. Allora, il centro di riabilitazione che noi stiamo ricostruendo è una struttura che opera da diversi anni in Vercelli, precisamente dal 2001, in collaborazione con l'ASL, quindi è una struttura importante, fatta soprattutto in collaborazione con una struttura pubblica. Centro di riabilitazione visiva, cosa significa? In poche parole è un centro, una struttura che da tempo noi come associazione volevamo e finalmente l'abbiamo ottenuta. Vale a dire che spesso, anzi fino a poco tempo fa, ma non solo a Vercelli, su tutto il territorio nazionale, i problemi della vista sono sempre stati considerati in particolar modo nei reparti oculistici, quindi soprattutto cura delle malattie. Poca prevenzione, perché comunque la prevenzione è sempre anche un altro dei nostri progetti, delle nostre aspirazioni, e assolutamente zero per quanto riguarda la riabilitazione. Cosa intendiamo noi per riabilitazione visiva? Significa che quando un soggetto, per motivi vari,
che possono essere malattie, possono essere incidenti, possono essere altre situazioni, perdono la vista totalmente o parzialmente. E in Italia ce ne sono tante di queste persone, superiamo i 120.000 per esempio, no? Di cui un 40.000 circa sono ciechi assoluti.